quale va V. A V si dà un po' di olio e la si inserisce. Ecco qua, la inserisco adesso perché quando il pignone calzante sarà inserito al suo posto non sarebbe stato possibile montarla. Si blocca con un pernio. Si inserisce una spina nel foro dell'albero della leva V, si spinge dentro a forza, si controlla che sia libera, è importante, ci siamo, si lubrifica anche le due leve dell'alzata del martello e la leva dell'arresto. A questo punto si monta la ruota a scambio, eccola qua. L'abbiamo già lubrificata. Abbiamo lubrificato la sede e ora si monta il ponte. Eccolo qua, no. È andata al suo posto. Troviamo. Si inserisce l'albero per bloccare, che blocca il filo della sospensione. Ora, eccolo qua, il suo disco e poi una coppiglia. Allora, adesso si procede a inserire la ruota partitura all'interno del suo quadro. Successivamente mettiamo la molla di richiamo della leva a coltello, eccola qua, con la sua vite. E la stringiamo, controlliamo che sia armata, sì. Si procede a lubrificare il dorso. E appena sul coltello, la lama, e con l'oleatore abbastanza scarico, su qualche gradino della ruota partitura. Eccolo qua. Fatto. Vediamo adesso di inserire l'ancora. Vediamo.
acqua, l'abbiamo inserita nel suo foro, ecco, nel suo alloggiamento. Dobbiamo spostare il supporto. Arrivato il momento di montare il ponte dell'ancora. Qua. Poi lo blocchiamo con la sua vite. Teniamo fermo tutto e vediamo il gioco. È a posto, non rimane che montare il supporto della campana. Con la sua vite qua. E adesso raddrizzare il supporto della campana, ecco, che sia in ordine. Manca il martello, eccolo il martello. Inserito posto, e con questo abbiamo terminato il montaggio del meccanismo. Rimane solo da montare, da mettere la sospensione e poi la ruota ore e le lancette, che vedremo successivamente. Allora, per terminare e bloccare il filo, ecco uno, e poi andrò con scendino a farlo anche dall'altra parte, ed è così. Adesso ho bloccato il filo di seta, tutte le sbavature, ecco, il filo di seta è stato completamente avvolto intorno al suo asse. Qui abbiamo la U che servirà per inserire l'asta del pendolo. A questo punto l'orologio non è completamente montato, non resta che finire di lubrificarlo e andiamo intanto a lubrificare le leve dell'ancora.
i piani di impulso delle leve dell'ancora e poi vado a lubrificare la leva d'arresto scaricando un po' l'oleatore. Eccola qua, ecco la leva d'arresto e poi le caviglie, qualche caviglia della ruota dell'alzata del martello. E non rimane altro che lubrificare poi, scaricando sempre l'oleatore, la leva della preparazione e infine devo lubrificare il pivot dell'ancora, dell'albero dell'ancora. Fatto anche questo, abbiamo terminato. Non rimane che metterlo in funzione dandogli un po' di carica. Allora, carichiamo l'orologio. Ecco la suoneria. E adesso carichiamo un po' il tempo. Vediamo. Andiamo a vedere qualche dettaglio. Vedere come scatta l'ancora. Ecco, vedete sia la leva di entrata che d'uscita. Questo è uno scappamento a mezzo riposo, ha un riposo ben netto sulla leva di entrata, mentre tende a scappare e non avere riposo sulla leva di uscita. Ecco il filo di seta, la suoneria che mettiamo in funzione. E a pochissima carica, pertanto lo scorrimento delle ruote è perfetto. E con questo abbiamo concluso il montaggio del meccanismo. Andremo a montare adesso il quadrante e le lancette. Adesso si inserisce la ruota delle ore e infine il quadrante che appoggi nei... Adesso si devono inserire le sfere, la sfera per le ore e poi la sfera dei minuti. Facendo scattare qua,
la riposizioniamo sulle 12. Andiamo a controllare prima di scatta bene e con un pennello si bloccano lo si inserisce così da bloccare le lancette e tenerle al loro posto. Manca soltanto il cerchio. Andrà collocato qua con il suo pennio passante, andrà collocato al suo posto. Per fare questo diamo anche un po' di olio per farlo scorrere meglio. Così anche la cerniera girerà più regolarmente. Il penne è andato al suo posto. Lo sbattiamo. Inseriamo la campana. Sudato ecco che però ci sono dei problemi, andrà posizionata nella giusta alla giusta distanza fra campana e martello.